Ciao a tutti, oggi facciamo un viaggio 18 anni indietro per parlare della nazionale irachena di calcio. Io non sono mai andato in Iraq, sono loro i giocatori della nazionale irachena che nel febbraio 2002 sono venuti in Italia, meglio sono venuti in Sardegna, a Nuoro, ospiti della Nuorese, giocarono con la Nuorese, col Cagliari e poi andarono a finire il loro tour italiano a Milano, ospiti del presidente Moratti. Erano ragazzi felici, praticamente bambini alla Luna Park, il che mi fece intuire già all'epoca che non doveva essere facilissima la vita sotto il regime di Saddam Hussein. Ricordo bene tre giocatori: difensore centrale e capitano Haider Mahmoud, è quello che mi ha regalato la maglia, un attaccante molto bravo e promettente Younes Mahmoud, i due non erano parenti, che poi ha pilotato l'Iraq dopo la guerra a vincere la Coppa d'Asia nel 2007, e poi un personaggio buffo, quasi grottesco, tale Ahmed Kundair, meglio noto come Ahmed Baggio, perché si atteggiava un po' a Baggio della Mesopotamia, con i riccioli, con i capelli un po' lunghi, e cercava sempre la giocata a sensazione, anche se la cifra tecnica non era esattamente quella del Divin Codino. E poi dopo c'è stata di nuovo la guerra, 2003 Nassiriya, e nel 2004 Baggio, la statua di Saddam Hussein, un'immagine iconica, mette fine a un regime sanguinoso. E quando il regime crolla si sanno tante cose, e in ogni narrazione di dittatura c'è sempre un figlio del dittatore che ama lo sport e lo usa anche come propaganda. Quel figlio era Uday Hussein, che dal 1986, dal mondiale messicano, si era occupato della nazionale irachena di calcio, e lì se il risultato era buono erano bei regali, macchine, alberghi. Ma se il risultato non era soddisfacente per Uday, si veniva anche prelevati nella notte a casa, sbattuti in carcere, rasati a zero, torturati con le scosse elettriche, immersi nelle fogne, e addirittura Uday amava farli giocare per punizione con pallone di cemento o con pallone di piombo. Tutto questo io non potevo saperlo, se ne parlava un po' nel 2002, è diventata una tragica realtà dopo la fine della guerra, dopo la morte di Uday a Mosul nel 2003. Oggi ancora mi chiedo tante volte, ma che fine avrà fatto Ahmed Baggio?